Innanzitutto ne approfitto per condannare ancora una volta questi episodi che, oltre a denotare un certo livello di delinquenza e di maleducazione di determinati gruppi di persone, creano disagio ai passeggeri e pericolo naturalmente per chi sui treni ci lavora. Noi come Regione continuiamo a vigilare su questi aspetti, come ho detto ieri siamo pronti a costituirci parte civile in un eventuale processo contro queste persone per il disagio causato e per i danni che eventualmente creati al treno. È chiaro che noi chiediamo un impegno maggiore del governo sul sistema intero della sicurezza sui treni. Negli anni è stata smantellata quasi del tutto la rete che c'era di posti di controllo di polizia ferroviaria che era molto più presente. Adesso molti posti sono stati chiusi e quindi è il caso di ripensare ad un sistema che, senza togliere uomini delle forze dell'ordine ai loro normali compiti nelle città e nei paesi, però dotino di nuovo la rete ferroviaria italiana di un determinato controllo da parte delle forze dell'ordine. È chiaro che con gli uomini che sono in servizio adesso si fa già miracoli, ma è chiaro che un impegno maggiore ci vuole perché questi episodi stanno diventando sempre più frequenti, non solo in Liguria, certamente, ma in tutti quei casi in cui ci sono molto passeggeri, i treni sono molto trafficati.